Partita chiara da commentare, nettamente meritata da Iesi. Il problema è stato semplicemente uno, e saranno problemi per tanti. Se oltre a due americani di questo livello Iesi manda altri quattro uomini in doppia cifra, è difficile venire a vincere qua. Questo è il primo punto, quindi questi sono i meriti di Iesi e sono lampanti. Però c'è sempre un però. I punti di tutti gli altri, ovviamente dei non americani, diciamo, ci metto un 65-70% colpa nostra di non aver eseguito il piano partita come richiesto. Avevamo preparato questa partita come avevamo preparato quella con Ravenna, dove avevamo eseguito il piano partita alla perfezione. Oggi non abbiamo eseguito il piano partita. Dei 53 punti del primo tempo c'è tanto talento e preparazione di Iesi, ci sono tantissimi errori nostri su cose veramente semplici, che poi nel secondo tempo, un po' forse perché Iesi ha allentato la gara e giustamente a un certo punto ha ruotato anche gli uomini della panchina, ma credo, perché con un po' di attenzione, abbiamo eseguito meglio il piano partita difensivo che avevamo deciso di provare a mettere in atto. Meglio capire molto in fretta, molto 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 in fretta, per chi non ce l'ha chiaro, io ce l'ho molto ben chiaro, speriamo che oggi sia servito, che questo campionato sarà bellissimo per voi sicuramente, non per voi Iesi, è per voi addetti ai lavori, sarà bellissimo. Per noi, che poi alla domenica dobbiamo stare qui a commentare, sarà un po' più difficile, perché è tostissimo, ve lo assicuro. Al pensiero di guardare il calendario non trovi ossigeno, e te lo devi creare l'ossigeno, te lo devi creare facendo prestazioni diverse da quella che la mia squadra ha offerto oggi, che noi abbiamo offerto oggi. Quindi, siccome però l'ossigeno non c'è e non si può stare a guardare troppo la partita passata, ripeto i miei complimenti a Iesi, ma noi dobbiamo già concentrarci sulla partita di Imola in casa della settimana prossima, dove spero vivamente che l'approccio sia diverso.